La più cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati al campionato nazionale juniores qui all'antistadio Achilli. L'Orvietana torna a giocare tra le mura amiche per affrontare l'ultima in pratica gara casalinga della stagione di fronte alla seconda forza del campionato, l'Arezzo. 59 punti per la Pistoiese, 58 per l'Arezzo, e oggi come detto c'è Orvietana-Arezzo e c'è Pistoiese Poggibonsi, due campi che saranno sicuramente interessati dall'attenzione. Pernici, Parisi, Pasquali, Verdini e Zupa sono gli uomini a disposizione del tecnico Amaranto, che come detto è chiamato a far bottino pieno per non conoscere con attenzione quello che potrà succedere sul campo della concorrente pistoiese. Lungo in profondità Moracci, subito l'imbucata per Lupi, Lupi ce ne va, attenzione Lupi davanti al portiere, Lupi la conclusione salva tutto, l'estremo difensore dell'Arezzo. Che occasione per l'Orvietana e che paura per la formazione aretina. Lavora a sinistra, palla lunga in profondità per lo scatto, attenzione del giocatore che entra in area, pallone nella porta è vuota, il gol di Pernici. Che ripartenza da parte dell'Arezzo, che ripartenza con il rilancio del portiere di Furia, pallone sul settore di sinistro per credo il giocatore Verdini, che ha fatto fuori sulla fascia il diretto marcatore, ha messo il pallone in mezzo per Pernici, che a tu per tu con la porta ormai sguarnita non ha potuto far altro che mettere il pallone in rete per il gol dell'1-0. La conclusione tentata, attenzione alla ripartenza dell'Arezzo con Pernici, va sul settore di destra velocissimo Pernici in area, Pernici, conclusione Formiconi, stavolta chiude tutto, Piscini che può riproporlo in mezzo sul secondo palo, il colpo di testa da parte di Albani, orchestrato ancora a sinistra Peparello che lo ripropone, subito lunga, attenzione la palla passa, c'è Lupi in vantaggio, Lupi ancora tu per tu e ancora una volta si fa ipnotizzare da Di Furia. Pronto il numero 11, parte il pallone in mezzo, il colpo di testa da buonissima posizione con palla oltre la traversa da parte credo di Pasquali, attenzione a Barbagli, va a allargare sul settore di sinistra, posizione di ala per Zupa che cerca ancora l'1-2, non si chiude la difesa, poi l'anticipo, ancora un pallone fatto filtrare pericoloso, allargato ancora per Zupa al limite dell'area, in area Zupa va a concludere, Formiconi in due tempi la fa sua, Innocentini va ancora subito lungo a cercare lo scatto di Pasquali, c'è il colpo di testa di Radicchio, attenzione la porta è vuota, la conclusione e c'è calcio di rigore per l'intervento sul numero 9, si trattava Pasquali, parte Zupa contro Formiconi, parte la conclusione, c'è il gol, tocco corto a mo' di allora adesso si scaldano un po' gli animi tra Formiconi e il giocatore, tirato a cucchiaio Zupa, parte Zupa al pallone insidioso in mezzo, prova il numero 11 a cambiare passo sul settore di sinistra, si muove bene, allarga per Verdini, rimpallo favorevole ancora al numero 10 che mette dentro la conclusione e Formiconi si ritrova letteralmente il pallone tra le braccia, cerca lo spazio per il cross, l'appoggia all'indietro per Zupa, zona tiro con il sinistro e gol di Zupa, sinistro al veleno da parte del numero 11 e palla nell'angolino, nulla da fare per Formiconi, fissa il 3-0 l'Arezzo, lì lascia l'incombenza per Zupa che va a concludere, Formiconi, la palla che rimane lì ancora giocabile, ancora un pallone messo dentro da Pasquali, stavolta ci ha messo le manone Formiconi, la palla è buona per Pelliccia, attenzione limite dell'area, Pelliccia attaccato, Pelliccia cerca lo spazio, si inserisce Musai, la conclusione di Musai,
con palla che si alza oltre la traversa. Bani pronto pelliccia, parte Albani la conclusione pericolosa di Furio, la palla che rimane lì, poi lo stesso portiere che va a smanacciare quanto basta per anticipare Musai con Battistini. Tocco all'indietro per Barbagli che va a scodellare verso Pernici. Pernici, Bari, va via il numero 7, ancora velocissimo si propone Pernici, taglia tutto il campo, si accentra, zona tiro, lo effettua, pericoloso, con palla nell'angolino, stavolta Formiconi c'è, dare il numero 3, servito sul settore di sinistra Mazzi. Mazzi punta l'avversario, va a Mazzi, serie di cambi e poi mette un pallone insidioso che Formiconi sbanaccia ancora una volta in angolo. L'avversario prova a far proseguire il compagno, il pallone è buono, attenzione, palla è messa in mezzo, la toccata all'indietro, il gran lavoro da parte del giocatore, si trattava di Parretti. Pernici, Pernici mette dentro un ottimo assist in leggero ritardo, arriva Parretti, la palla ancora giocabile però la mantiene viva Mazzi. Artini in area, Artini fa filtrare, Artini riesce a mettere dentro, la palla ancora giocabile all'indietro per la conclusione ribattuta, quasi un forcing, lancio lungo verso Mazzi, Mazzi limite dell'area, Mazzi si libera per il destro e ancora un tiro in diagonale interessante, lascia l'incombenza Innocentini qui a sinistra e non c'è tempo per andare oltre, l'arbitro dice che può bastare così, il direttore di gara Falcinelli dice che può bastare al termine dei 90 minuti e oltre, 94 per l'esattezza, con il minuto di recupero del primo tempo, i 3 della ripresa, si va tutti negli spogliatoi, finisce 3-0 in favore dell'Arezzo. Allora mister, andiamo per step, innanzitutto avete superato questo ostacolo che sicuramente potevate pensare insidioso, visto che la squadra era reduce anche da una sconfitta pesante, volevano rifarsi e in certi frangenti sono stati anche pericolosi, perché ci sono state quelle due azioni a tu per tu che potevano crearvi sicuramente qualche problema, però alla fine io credo che abbiate meritato sia il risultato ma anche la prestazione complessiva in tutti gli 11, non ho visto, anzi io direi in tutti e 16, perché quelli che sono entrati sono stati anche se non più pericolosi dei suoi compagni. Sì, sì, hai fatto una disamina perfetta. Noi sapevamo di venire a Orvieto e trovare una squadra che gioca veramente a calcio. Non a caso noi avevamo visto alcune partite dell'Orvietana e, come ho detto al mister, gli ho fatto i complimenti, ma non sono complimenti di circostanza, sono complimenti perché secondo me il settore giovanile, lo scopo del settore giovanile era giocare a calcio, e sentire un allenatore che invita i propri ragazzi fin dalle prime battute, nonostante trovi una squadra che è seconda in classifica a giocare, vuol dire che gli ha dato dei valori. L'ostacolo era grosso, i ragazzi sono stati bravi, abbiamo corso due pericoli iniziali, ci è andata bene, è stato bravo il nostro portiere, poi dopo la prestazione è stata una prestazione come volevo io. Allora Andrea, al termine di questa partita, certo si doveva e si voleva chiudere in bellezza, almeno tra le mura amiche, non era certo l'Arezzo la squadra più abbordabile per questo obiettivo. Assolutamente no, lo sapevamo, l'Arezzo è una squadra che è stata sempre lì, prima, seconda, voglio dire, quindi sapevamo che era difficile, poi il calcio è anche oggi un pochino da recriminare, diciamo, il primo tempo, insomma, noi abbiamo mangiato due gol fatti, diciamo, a tu per tu col portiere, ci sta, mi dispiace per il 2006, per Nupi, ma sono convinto che però ha fatto molto bene, anche se insomma due palle gol in quella maniera ti aspetti che almeno una, no, la butta dentro. Per il resto non voglio parlare dell'arbitro, del rigore, perché ci sarebbe da dire tante cose, ma basta, speriamo che, ecco, arriva sabato, finisce, spero soltanto che il lavoro che è stato fatto fino ad oggi, e vediamo anche Chiaverini, Caravaggi che stanno in prima squadra, Purgatori, sia valso qualcosa, voglio dire, per questi ragazzi che stanno lì e che sono cresciuti in questo campionato. E ne sono cresciuti tanti,
sotto questo punto di vista, soprattutto poi in questo finale di campionato in cui sei dovuto per forza di cose ricorrere al 2006, tanti minuti, anche oggi Lupi dal primo minuto, Giannotti, lo stesso Musai, e testimonianza che comunque gradino per gradino si sta facendo il lavoro che serve alla prima squadra. Beh, è chiaro, ci sono dei 2006 importanti, stanno sotto, giocano nel campionato allievi, però noi già gli abbiamo fatto assaporare che è il campionato juniores nazionale, sperando che il prossimo anno sia di nostra, che sia una competizione che possiamo rifare, sperando che la prima squadra chiaramente si salvi, però sono giocatori che secondo me possono stare in questo contesto. Io devo dire che i ragazzi che ho tenuto quest'anno, i vari Piscini, che non se ne parla mai, ma i vari anche Allegretti, che è arrivato in ritardo, però insomma sta facendo molto bene, insomma ragazzi che magari all'inizio sono partiti un pochino più in sordina, che giocavano meno, poi alla fine hanno giocato le loro partite dimostrando più o meno il loro valore. Una prestazione, direi, di squadra complessiva. Partiamo dalla difesa con Stopponi e Barbagli, sicuramente un gradino sopra gli altri. Bene Scicchilone al centro e soprattutto questo Zuba là davanti, come tocca un pallone, punta all'area. Allora, io dico sempre che la nostra forza è la squadra, perché la squadra va avanti, i singoli non sempre vanno avanti, anzi nel gioco del calcio mai. Noi abbiamo la fortuna di avere degli ottimi giocatori, giocatori soprattutto di prospettiva. Io non parlerei dei singoli, anche se poi quando si valuta le partite è ovvio che si dà sempre risalto ai vari giocatori, però bene tutti, sono contento e ora aspettiamo domenica. Si gioca domenica? Sabato c'è questa sfida che per Arezzo è qualcosa di particolarmente importante, anche perché c'è la prima squadra che si gioca tutto domani con la Pianese, la Juniores che si gioca praticamente tutto il campionato con la Pistoiese, un finale da cardiopalma per voi. Sì, alla vigilia le prospettive della prima squadra erano sicuramente di fare un campionato di vertice, stanno confermando perché tra impianto tecnico e squadra è tanta roba. Noi la prospettiva era di creare giocatori per la prima squadra per il futuro, ci stiamo riuscendo, poi il futuro ci dirà se abbiamo lavorato bene. Le categorie sotto hanno quasi centrato tutti gli obiettivi dei playoff, quindi credo che l'Arezzo è sulla buona strada. Senti, l'ultima della stagione in casa, 29 partite sono passate, manca questa trasferta di Ponzacco, sei soddisfatto? Uno andrebbe a vedere la classifica, dice potrei avere sicuramente qualche punto in più, però questa squadra, ovviamente se ci mettiamo Chiaverini là davanti, Caravaggi al centro, Purgatori sulla fascia, è una squadra che potrebbe competere sicuramente per un posto, come si dice, al sole lassù. Ma allora, come si è come ma nel calcio non si arriva da nessuna parte, però, devo dire che finché diciamo, c'è stata la possibilità di far giocare diciamo, tutti gli effettivi, siamo stati competitivi e l'abbiamo dimostrato anche sotto l'aspetto della classifica perché eravamo agganciati ai playoff. E poi dire che un giocatore in più, un giocatore in meno non possa fare la differenza, beh, io Daniele Chiaverini lo vorrei avere e comunque sempre tutte i sabato. Ecco, questo chiaramente. Però è giusto pure che Daniele Chiaverini, che merita altri campi, altri palcoscenici, stia lì e mi auguro che trova la zampata giusta, come ne ha fatti da noi 16, di zampate giuste, le troverà anche in prima squadra, magari ci regala anche qualche soddisfazione sua personale e anche la mia un po', sì, anche la mia, ce la metto. Thank you.